aspetta che l'Alberto è in crisi. Ah, ok. Come va? Benissimo. Benissimo, esatto. Grande. Molto bene. Dai, abbiamo fatto un bel po' di progetti quest'anno da quando è uscito l'album. Siamo contenti. Partiamo subito con la domanda più seria. Cioè, Emanuele Filiberto a Sanremo, cioè ragazzi. Sì. Ha comprato i voti. Beh, dai, si sanno due cose. Sanremo, anch'io devo dire che quest'anno, beh, non solo quest'anno, in realtà però Sanremo non è mai entrato nella mia vita, devo dire. No, io lo guardo perché mi piace vedere l'orchestra, sinceramente. I musicisti sono tutti fantastici. C'era che ha tirato una fantastica. Quello l'ho visto. Bellissimo. Grandissimo. Però vabbè, secondo te. Se in Italia. No, 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 era. Se ti riduci da mandata a Sofia, Bulgaria, poi l'Italia, quindi cominciate a. Cioè, continuate anche a suonare all'estero. Beh sì, diciamo. Al momento stiamo cominciando. È un po' di. Diciamo. Un po' di mesi che stiamo cercando contatti all'estero. E stiamo iniziando a trovare le prime buone situazioni. Devo dire che in Bulgaria in particolare è stato piuttosto una sorpresa, perché il paese in sé bello, però diciamo ha risentito abbastanza di tutta la storia pregressa e non sapevamo tanto bene che cosa aspettarci. E una volta arrivati lì abbiamo visto che effettivamente i metallari bulgari esistono, sono tanti, sono cattivi, sono convinti e rumorosi. Quindi devo dire che è stato veramente un bello spettacolo, addirittura oserei dire uno dei migliori concerti che abbiamo mai fatto. E molto entusiasti non solo nel sentire i pezzi dei media che comunque abbiamo proposto, ma nel sentire anche le nostre canzoni. Siamo riusciti a vendere molte copie dell'album, abbiamo ricevuto molti complimenti, molte recensioni positive. Diciamo che è stata in tutto e per tutto un'esperienza veramente elettrizzante. Stasera e domani sarete da spalla, diciamo, ai Virgin Steel. Mese prossimo farete da spalla a Blaze, corretto. Poco tempo fa avete fatto da spalla loro, non so. Diciamo che state riuscendo a dare un ottimo supporto a World of the Wise, supporto live, intendo. E tentiamo di muoverci, usare le carte che abbiamo a nostro favore. Un po' di personaggi li abbiamo conosciuti grazie agli eventi che avevamo organizzato noi, qui, cioè male. Ci siamo fatti anche diciamo, un mazzo così per chiamare certe persone, certe personalità della musica, perché effettivamente a volte si dice cavolo, è facile organizzare una cosa qui dietro, non so, aiuti, invece in realtà siamo solo noi che organizziamo, Fulvio, il nostro manager che fa tutte le chiamate e tenta di dare un'immagine più professionale possibile sia all'evento che alla band, quindi. E diciamo grazie a questi eventi organizzati da noi siamo riusciti a fare un contatto con loro, che ci ha poi chiamato di spalla tre date, oppure anche poi Gotthard è uscito grazie comunque al lavoro, duro lavoro di anni che sono nel club, quindi cioè, non è uscito per caso, sono tutte cose mirate che è stata il decennale, mi sembra, quest'anno. L'anno prossimo. 2011 sarà il decennale della band, però infatti diciamo il decennale della band che per buona parte della nostra carriera è stato costituito da un tributo ai Maiden. Ora è certo che con un tributo ai Maiden è semplice andare a suonare, semplice tra virgolette, diciamo. Siamo riusciti ad andare a suonare in tutta una serie di locali dove però magari portando invece solo la musica, la propria musica con un solo album alle spalle non è così semplice trovare un concerto dove praticamente tutta la serata è nelle tue mani. È più semplice invece riuscire appunto a fare da tributo d'apertura, come del resto fa praticamente chiunque nel mondo del metal, perlomeno del rock. Spalla qualcuno ed è proprio grazie a questi 10 anni di contatti, di collaborazioni, di sudore e sangue che siamo riusciti e stiamo riuscendo sperma no e stiamo riuscendo
a inserire qui e là i primi concerti di un certo livello. Infatti la domanda successiva era appunto, cioè, come riuscite a combinare le scalette, cioè se vi trovate a fare una scaletta mista o se vi trovate ancora a separare proprio, cioè il tributo da una parte e la mista dall'altra. Questa è una questione molto dibattuta. Beh, è una questione dibattuta, no? Sicuramente. Diciamo che non abbiamo discusso molte volte il concetto, però per il momento in realtà, tra che alcuni locali ci chiamano ancora come tributo ai Maiden principalmente, quindi in queste situazioni suoniamo comunque alcuni pezzi nostri, però siamo lì per fare tributo ai Maiden. Sarebbe comunque anche mancanza di professionalità spacciarsi per tributo ai Maiden e poi suonare la maggior parte delle canzoni nostre. Ci sono situazioni come ad esempio quella di stasera in cui sì, suoneremo anche qualche pezzo dei Maiden, ma il concerto sarà principalmente incentrato sul nostro repertorio originale. Ci sono altre situazioni dove invece riusciamo ad ottenere un concerto come Clairvoyance Band originale esclusivamente, come ad esempio i concerti che abbiamo fatto con Quelli che hai menzionato prima, quello che faremo con Blaze, con Doro. Sostanzialmente cerchiamo di, per quanto possibile, di trovare delle situazioni dove suonare i nostri pezzi originali